La rassegna stampa è offerta da... Sabato 26 luglio, buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Apriamo con il Messaggero: caos all'Italia, intesa a rischio, sindacati spaccati sul referendum che accettava i tagli. L'azienda così salta l'accordo con Etihad. Dai soci via libera l'aumento di capitale, anche Poste accetta, resta il nodo delle indagini Unione Europea. Scontro Premier Grillo, Renzi riforme sia piccole modifiche, Berlusconi il centrodestra torni unito. La guerra continua, Gaza, Israele rifiuta la mediazione USA, niente tregua, i tunnel vanno distrutti. Netanyahu accetta solo una sospensione di 12 ore. Rai, conti in rosso, troppe cause perse contro i dipendenti, gubitosi citati da un lavoratore su 10, nel 70% dei procedimenti siamo sconfitti. La Gazzetta del Mezzogiorno, scontro continuo, Grillo Renzi, botte di veleno, il capo di 5 Stelle, colpo di Stato, il Premier, colpo di sole, tuo. Grasso, replica al PD, io giudice equanime, voto segreto da regolamento, tensione sempre alta sulle nuove regole del gioco sul Senato elettivo, Palazzo Chigi faremo il referendum. Sanità, una sprecopoli di 50 milioni nel SAS di Bari, il danno erariale calcolato dal Ministero. Suicida nella cella l'assassino della Guardia Medica, Giovanni Pucci di Gagliano del Capo, si è impiccato in carcere. Puglia, dopo Vendola, sfida nel centro-sinistra, anche Minervini in lizza, arriva su Facebook l'annuncio dell'assessore primario con Stefano Emiliano. Gentile lascia, si anima la partita per le regionali del 2015. Effetto crisi durissimo, in 6 anni al sud ha bruciato 48 miliardi, 2 giovani su 3 disoccupati. La Gazzetta di Lecce, ambiente, rifiuti burgesi, autorizza per altri 60 giorni. Il Presidente della Regione Vendola concede un'altra deroga per evitare l'emergenza. Negramaro, prima volta, il via del mare, ribolle, stasera l'atteso concerto della band leccese nello stadio della loro città. L'attesa dei fans è spasmodica. Dramma in carcere, si impicca nella sua cella l'assassino della Monteduro. Giovanni Pucci era stato condannato a 30 anni, gli agenti di custodia lo hanno trovato morto. Crisi, imprese e timida ripresa negli ultimi 3 mesi, più 0,8%, positivo il saldo di natalità e mortalità delle aziende. Segnali incoraggianti dal report della Camera di Commercio. Perde il lavoro, si uccide, un colpo di pistola da testa, trovato il corpo del cassintegrato di Surbo, scomparso da casa mercoledì. Suicida nella sua cella a Padova, l'assassino della dottoressa Monteduro, Giovanni Pucci, si era sposato e il delitto nell'aprile del 99 a Gagliano. Emergenza discariche, proroga per Ugento, ultimatum a Corigliano, vendo al sindaco Adafiore, 2 mesi per aprire. Il Salento riabbraccia Negramaro, stasera l'atteso concerto della band allo stadio, sul palco Antonacci e l'Amoroso. All'interno del primo piano, la beffa a tavola, olio extravergine e vino, insieme alla qualità, cresce il rischio di truffe, Coldiretti, la regione crocevia di traffici e triangolazioni. Bianchi, rossi e rosati, la Puglia al top in Italia, rilancio legato a controlli rigorosi e all'interesse dei turisti. Le sfide della politica, anche Minervini in campo e nel centro-sinistra prevale il partito degli indecisi. 3 candidati per ora, molti big in attesa di un segnale di Renzi. Il centrodestra fitto in Puglia primarie subito, per NCD è il giorno delle scelte. L'europarlamentare partiremo da qui, poi le altre regioni. La pagina dedicata a Lecce, liscia o gassata? No, pubblica. Attivo da oggi il primo distributore di acqua in Piazza Napoli, 5 centesimi al litro. L'iniziativa frutta e verdura a domicilio per gli anziani, progetto emergenza estate per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Il dramma della disoccupazione, operaio cassintegrato si uccide, temeva di restare senza lavoro. Fabrizio Budano era scomparso da 2 giorni, ritrovato a Frigole. I sindacati, cassa, numeri shock, nel Salento allarme rosso, CGIL e UIL, occorre garantire la copertura. La guerra dei rifiuti, discarica inagibile, ultimatum al sindaco. Corigliano, il governatore Vendola concede 60 giorni ad Adafiore per attivare il sito, ieri camion in fila. E infine lo sport, il calcio, il Lecce allarme in più, è già una squadra vera, la proprietà, organico quasi al completo, è la prima volta con il tesoro, il tecnico, l'Erda lavora su un gruppo ben collaudato e motivato. Il mercato, il Benevento su Walter Lopez, possibile scambio con Mancoso. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento alla rassegna termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...